Non so, secondo me è colpa del grasso. Tipo, anche ieri sto facendo il 20.1, minchia, mi arrivano le fitte dietro e perdo il fiato. Colpa del grasso. Io do la colpa al grasso. Si accavalla il grasso. Esatto, Vincenzo. Poi bisogna vedere un po' cos'è. Allora ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Abbiamo questo bellissimo microfono, che in realtà è un treppiedi per un iPhone. E... è un microfono di ultima generazione. Esatto, ragazzi. Super ultra generazione. E niente, allora, benvenuti in un nuovo video. Finalmente la primissima intervista con Marco Cotena. Ciao Andre, ciao ragazzi. Io partirei subito con la prima domanda. Vai. Grazie a Italian Water vi abbiamo fatto delle domande, dal suo canale al mio canale. Partirei con la prima, che è curriculum, nel senso, in breve, chi è Marco Cotena, cosa fai? Tu lo conosci? Cazzo no, piacere. Andrea? Marco. Allora Marco, raccontaci un po' il tuo curriculum da weightlifter, crossfit. Ok, allora io sono nato come weightlifter. Classe? 1988. Ah ok. Che subito l'allenatore di allora, Nicola Perri, che è ancora in attività, mi ha dato il bastone in mano e mi ha detto: guarda, questo è lo strappo, questo è lo slancio, questo è lo slancio, e niente, basta. Da lì mi sono subito appassionato. All'età di? All'età di 11 anni e mezzo, dovevo compiere 12 anni. Ho iniziato, me lo ricordo ancora, il 7 gennaio, che era quando riprendeva la scuola dopo le vacanze, e il 3 febbraio ho fatto la mia prima gara, dove pesavo 43 kg tipo, e dovevi fare 4 snatch col bilanciere tecnico, quello da 7 kg, 8 kg, e ti giudicavano sulla tecnica. Mamma, lì in palestra o proprio gara ufficiale? No, era una gara ufficiale, però non eri ancora agonista. Mamma mia. Giovanissimi si chiamavano allora, preagonisti. Ok. Abbiamo corso sempre con la FIPE, il primo livello di allenatore personal trainer, ho iniziato classica gavetta in palestra tra un allenamento e l'altro, a dare un po' di assistenza in sala, e da lì poi dopo mi sono spostato un po' verso i personal, sì. Ho iniziato una grossa catena di palestre. E allora dopo qualche anno, tipo 2015, e già allora, che c'erano già i box di CrossFit qua in Lombardia, ho iniziato a lavorare come solo specialista di weightlifting un po' in giro per Milano. Faccio una correzione sugli anni, era 2013-2014. Ho iniziato a girare un po' i box, ovviamente da lì mi sono appassionato un po' anche al CrossFit e ho fatto il level 1 di CrossFit. E dopodiché, un giorno, per caso, stavo lavorando in Milan e un ragazzo canadese di origine, ma viveva in Inghilterra da anni, è venuto lì a allenarsi perché era a Milano per lavoro. Per un po' di tempo, una settimana tipo, ci siamo conosciuti e dopodiché si è rimasti in contatto. Lui mi ha fatto una proposta, voleva aprire un box in Inghilterra, una città di rugby, che è la città dove è nato il rugby. Ah, oh, ok, si chiama proprio rugby la città. Rugby la città, sì. E mi ha detto che voleva avermi nel suo staff. E sono andato, mi sono fatto questa esperienza in Inghilterra all'estero come coach. Un box, bellissima esperienza. Ho fatto lì quasi un annetto, 10 mesi, e poi sono tornato e abbiamo aperto CrossFit Corsica nel 2015. Passo poi da lì, sì, Corsica è aperto da 4 anni. Adesso notizia bomba, vabbè, loro andranno avanti senza di me. Ah, ok, e io già sapevo qualcosa. News, qualcuno sa già nel mondo. E poi da un anno e mezzo sono entrato anche nello staff di CrossFit Weightlifting per i seminari, per le certificazioni. A livello ufficiale? A livello ufficiale, sì. Okay. E questa è la tua vita? Questa è la mia vita, a livello tu di curriculum, quindi vittorie, campionati, medaglie? Sì. Allora, ho fatto diverse volte medaglie ai campionati italiani. L'ultima medaglia nel 2018, ho fatto secondo ai campionati italiani nella 69 kg, che adesso non c'è più. E i miei massimali 69 kg sono 115 di snatch
e 140 di clean and jerk. A 69 kg. A 69. Porca troia. Sì, 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 sì. Campione regionale, diverse volte atleta del miglior atleta dell'anno, Lombardia. Questo è quanto. Poi ho vinto diverse volte l'Alpen Cup, che è un trofeo internazionale tra Lombardia, Svizzera, Austria, Germania, diciamo le regioni delle Alpi. È una bella gara perché ci sono anche atleti della nazionale tedesca. Sono belli cazzuti. Belli cazzuti, sì. E sì, la birra gli aiuta. La birra gli aiuta. Va bene, allora io dopo questo grande riassunto passerei a qualche domanda più specifica, dove ci chiedono: quale consiglio daresti ad un atleta che si deve affidare ad un preparatore, magari okay, nuovo, che non conosce? Beh, sicuramente informarsi sul suo background, okay, e magari farsi consigliare da qualcuno che è già nell'ambiente, che già è stato seguito dal preparatore che lui vuole scegliere. Ok. E sicuramente uno che è un professionista e non il classico improvvisato. Esatto, non è il classico improvvisato. Ok. Questo, sì. Ma che ti ha iniziato weightlifting, l'abbiamo già detto. Sì. 11 anni e mezzo, dell'anno dei 12. Mi fa troppo ridere 11 anni, che io ero lì che mangiavo già merda 11 anni. Tu eri già McDonald's. Sì, sì, sicuro. Al Burghi. Ok, poi vediamo un po' cosa c'è. Quanto tempo dedichi alla mobility pre e post? Io sono un cazzo di drogato di mobility. Ok. Allora, io direi un 10 minuti pre e un 10 minuti post. Ok. Poi magari durante la settimana, nel giorno di rest, di solito mi faccio trattare o dall'osteopata o massoterapista. E magari dopo il trattamento, se lei mi dà degli esercizi da fare in particolare, li faccio magari con un quarto d'ora, 20 minuti. Okay. Poi io ho la fortuna di essere molto mobile, stramobile, quindi non ho così tanto bisogno di okay, fare esercizi di mobility, anche se li consiglio a tutti e servono molto, certo, però si può sempre, diciamo, migliorare. Allora, questa secondo me è una delle domande che leggendola mi ha colpito okay, maggiormente. Allora, per essere un buon coach bisogna essere anche un buon atleta? Bella domanda questa, in tutti gli sport, penso, vale per tutti gli sport. Che dici tu? Allora, non è direttamente proporzionale, ovvero se uno è stato un buon atleta non per forza sarà un buon coach, però a mio avviso sicuramente io sono dell'idea che deve aver praticato lo sport che insegna per capire tutte le dinamiche che vanno dietro a quello sport e che vanno dietro alla vita da atleta in quello sport. E per questo secondo me, se uno non ha mai fatto quello sport, non può insegnarlo. Certo. E secondo me, se uno è stato un buon atleta, può, diciamo, non necessariamente, però può essere un buon coach. Quindi ha già le basi. Ha le basi, sì. Poi sicuramente ci sono delle altre qualità che magari un coach sviluppa e un altro coach certo, no. Certo, anche perché comunque, ok, sei un buon atleta, fai 150 risnatch, 190 clean and jerk, ma poi magari non sai spiegare esatto, il movimento. Esatto, certo. Quindi l'approccio verso esatto, le persone, il modo di trasmettergli l'insegnamento o la tecnica è un'altra cosa. Esatto, esatto. Allora, ok, quante ore al giorno ti alleni, quante volte a settimana? Allora, adesso ho attuato una modifica, perché da quando sono diventato papà, okay, ci sono un po' più di impegni, diciamo, e quindi adesso mi sto allenando 6 volte a settimana, circa 2 ore e mezza/3 ad allenamento, con di solito la domenica di riposo, quindi tutti i giorni tranne la domenica, il giovedì magari un allenamento un po' più leggero, un active rest, anche se quando l'anno scorso
fatto secondo gli italiani, mi allenavo di solito 9 volte a settimana. Mamma mia. Sì, di solito facevano doppia sessione lunedì, martedì singola, doppia sessione il mercoledì, giovedì magari riposavo, poi facevo doppia sessione il venerdì e doppia sessione il sabato, oppure il giovedì mi allenavo una volta e il sabato una, e poi la domenica riposo. Però allora sicuramente se vuoi arrivare ad altri livelli devi dedicarci tanto tempo, però una cosa che ho visto adesso, riesco a ottimizzare un po' di più il tempo d'allenamento, perché molte volte vedo magari persone che stanno 3 ore in palestra, ma di vero e proprio allenamento fanno magari 3 quarti d'ora. Esatto. Come me. Ieri stavo parlando con uno che si allena con noi, fa: dovrei fare un workshop su come perdere tempo. Cazzo, sarei un bravissimo coach se quello. Potrebbe essere un nuovo business. Esatto. Pensiamoci. Vediamo un po', come vi siete conosciuti? Allora, io, Marco lo conoscevo già di fama e un anno fa, forse anche un po' più. Anche un anno e mezzo forse, no? Faceva freddo forse. Vabbè, circa un anno fa, mettiamo, mi hanno avvisato che lui teneva un workshop a Corsico, dove cazzo, chiamato subito, sono andato lì subito a stalkerarlo, abbiamo fatto un workshop. Ha portato con sé anche l'anima, abbiamo portato i ragazzi di CrossFit Ruzzano e il box dove mi alleno, siamo andati da lui a fare 2 ore di snatch, sì. Dove ho alzato il massimale, da 77 a 85, tanta roba. E poi da lì comunque ci siamo sentiti, ho fatto delle personal con lui, poi sì, e poi sempre, esatto, siamo rimasti sempre in contatto. Allora già vedo delle domande. Vai. Però magari restiamo un attimo sul, facciamo alla fine sul tecnico, esatto, quelle ignoranti alla fine. Vediamo un po'. Atleta preferito nel weight e nel CrossFit? Perché Marco comunque è anche insegnante di CrossFit, sì, come abbiamo detto prima. Allora, nel weightlifting sicuramente Lu Xiaojun, cinese. Spaziale. Che è qualcosa di devastante. E invece nel CrossFit, scontato dire Matt Fraser. Vabbè, classico. 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 L'invincibile. Assurdo. Bestione anche lui. Assurdo. E delle donne, sì, del CrossFit? Donne del CrossFit, scusami, donne weight. Dottir, mi piace un sacco. Vabbè. Sara, classico. Nel weight di donne, allora ce ne sono ce un una. Paio, però mi piace un sacco Loredana Elena Toma. Ah, sì, quella alta è bellissima, tra l'altro, una bellissima ragazza, e mi piace un sacco anche lei, estremamente. Ti prego, Marco, dico il nome. Ti piace te, Lidia Valentina. Oh, cazzo! La spagnola. Io sono innamorato, sono proprio innamorato. Sì, sì. Che mi hanno detto che era venuta in Italia, CrossFit Bicocca. Sì, è vero. E mi hanno detto che, cioè, un pezzo di manza, incredibile. Sì, manza altrove, certo. Bellissimo. Sì, no, a me piace anche la... Rebecca Coa, tanta roba anche lei. Ma la figa, sì, pure, sì, lei. Sì, 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 sì. Se è minorenne, non ho detto niente io. Letto. Ma forse è diventata maggiorenne da poco tempo. Niente galera. Allora, io terrei questa per ultima, che è ancora tecnica. Passerei un po' alle domande. Sì, dai, vai. Allora, partiamo con un semplice tetto. Questa è dura, eh. Allora, posso dire tetto e culo? No, io ti dico prima la mia. Io prima ero più sulle tette. Quando ho iniziato a fare CrossFit, basta, da 4 anni ho perso il culo. Le CrossFit non hanno le tette. È vero, cazzo. Quindi, dai, per la mia ormai è culo. Però è vera sta cosa, non lo so. Io dico tette, dai, anche se il culo, il culo merita. Merita. Vabbè, lasciamo, facciamo passare. 50-50. Esatto, 50-50. E ti sei mai allenato il giorno dopo da una sbronza? Questa è bellissima. Dico sì. Ah. E non mi sono allenato, ho fatto una gara il giorno dopo una sbronza. No. Sì. Gara di weight. Sì, gara di weight. Dopo il weightlifting, cosa dici? C'è, come in tutti gli sport. Allora, magari adesso la gente mi insulterà, però io non giustifico... Non fare nomi, per favore. No. Non giustifico
chi si dopa, però se uno si dopa e vince le Olimpiadi, vince 3-4 mondiali, campa di quello la sua vita, non lo giustifico, però lo fa per entrare nella storia, è il migliore del mondo, e anche chi arriva secondo, terzo a quei livelli lì, qualcosa secondo me prende. Ma a livello di test, cioè ci sono ci sono i test antidoping, però come si sa il doping è sempre più avanti dell'antidoping, però come si è visto ci sono stati dei campioni ritestati anche delle Olimpiadi scorse, e con le tecnologie di adesso si è andato a vedere che quei campioni che allora magari risultavano puliti, mm-hmm, invece erano sporchi. È brutto da dire, purtroppo c'è, però è impossibile eliminarlo, Anche perché, come hai detto tu, è in completa evoluzione. Sì, sicuramente proveranno. Non capisco chi si dopa per vincere la sagra del paese o una gara di CrossFit. Solo orgoglio personale, come si suol dire, cazzi loro. Certo. Allora, io farei l'ultima domanda, vai. Anche perché a loro non sembra, ma noi siamo qua da 40 minuti. Esatto. Allora, anche questa ci sarebbe da parlare in maniera ore. Ti chiedo il più sintetico possibile. Okay. Approcci diversamente l'insegnamento ad atleti che fanno weight, da atleti che fanno CrossFit? Allora, una bella domanda questa. Diciamo che se tu vuoi migliorare i tuoi massimali, quindi one rep max, l'alzata singola, sia che fai CrossFit sia che fai weightlifting, la tecnica è quella. Okay. Quindi tu devi cercare di essere il più pulito possibile nel movimento, sia una buona tecnica, sia che fai weightlifting che fai CrossFit, i tuoi pesi salgono. Ok. Ovviamente se devi fare dei workout di CrossFit dove c'è barbell cycling, queste qui, il movimento viene un pochino modificato, perché comunque magari devi fare il touch and go, è un po' diversa la traiettoria che assume il bilanciere. Però la cosa, diciamo, per concludere, se tu hai un buon movimento, una tecnica pulita, sai governare il bilanciere, sai dove si trova il bilanciere mentre tu ti muovi, ne hai beneficio anche se fai CrossFit. Ok. Quindi è l'approccio confidenziale con il movimento, esatto, in sé. Piaciuta questa risposta? Sì, bello, pensavo stessero entrando gli zingari, invece non so che cazzo è successo. Bella. Vabbè, Marco, io abbiamo finito le domande, siamo qua da un po'. Ragazzi, noi vi salutiamo, grazie di essere arrivati fin qua. Ci vediamo in un prossimo video con un'altra intervista. Lasciatemi qua sotto magari dei commenti su come vi è sembrato Marco, anche è la tua prima intervista. Sì, ero un po' emozionata. È anche la mia prima intervista, cazzo, che faccio. E magari scrivetemi se volete vedere altri atleti o chi. Seguiteci, ovviamente in descrizione troverete tutti i canali di Marco. Tutto. Se volete fare anche qualche perso, anche lui o conoscerlo, basta scriverli. Ci vediamo in un prossimo video. Marco. Grazie Andrea. Grazie, alla prossima. Ce l'abbiamo fatta, cazzo. Come sta?